Acquisto profumoso, acquisto costoso? No, no, niente affatto, perché qui si parla di un risparmio. Andiamo a comprare dei profumi che però insomma hanno un prezzo abbastanza abbordabile. Sta qui appunto il bello delle mie proposte profumose. Fragranze Bijou, ben ritrovati ancora una volta da Mary. Vi faccio vedere i miei ultimi acquisti, che ho un solo piccolo dubbio, non mi ricordo se questo io già ve l'ho fatto vedere o no. Comunque vabbè, lo riproponiamo ancora una volta. Allora, sono due profumini da donna più un profumo da uomo. E sì, facciamo felici anche i signori maschietti, perché so che insomma ci seguono, quindi dedichiamo ogni tanto qualche piccolo siparietto anche per loro. Vabbè, non è che sono andata a comprarlo così tanto per, naturalmente l'ho acquistato per Rick e ora ve ne voglio parlare. Allora, iniziamo da questo. È unico, unicamente donna, quindi è un profumo da donna, uno dei toilette. Sono praticamente 100, dove andavo ad inquadrare, ecco, sono 100 ml, 100 ml al costo di 7 euro, 6,90 euro. Guardate che bella questa confezione. Questo è un profumo della Comin, ve ne ho già parlato parecchie volte di questo marchio. È un bel marchio, è un marchio economico, ne vale sicuramente la pena acquistarlo. È un marchio italiano, mi sembra giù dalle parti di Napoli proviene, quindi non è un marchio cinese, anche se poi insomma si trova anche nei negozi dei cinesi, che ci giocano veramente molto per quanto riguarda il prezzo. Alcuni lo trovano anche all'OBS, quindi OBS cinesi, poi mi sembra Lupin, se non sbaglio, c'è qualche altro negozio, Combipel, ed è lì che io l'ho scoperto. E poi ci sono dei cinesi che lo vendono al prezzo modico, insomma 7 euro, e altri cinesi 9-12 euro, insomma ci giocano anche un pochino su. Se magari conoscete qualche catena di negozio che lo vende al di sotto delle 7 euro, magari me lo fate sapere. Allora, questo unico non è che mi faccia impazzire come tutti gli altri profumi della Comin che ho acquistato. Devo riuscire ancora a capirlo, perché ultimamente io sto usando dei profumi molto freschi e questo invece è un tantinello forte, quindi molto caldo, molto invernale, lo vedo, però non è malvagio, insomma si porta molto bene, lo vedo più per una sera anziché di giorno, quindi di sera, non so, ecco, una situazione tipo un invito a cena, una cena aziendale, ecco, non lo vedo così tanto per andare in pizzeria, andare in discoteca, andare a fare una passeggiata. Poi insomma la scelta è personale, i gusti sono gusti, a volte ecco si cerca anche di andare oltre le righe. Ecco, io vi sto dicendo tutte queste cose, ma sappiate che, poi ve ne parlerò, ho acquistato ultimamente un profumo estivo al 100% e me lo sto mettendo anche adesso, detto fra noi, perché veramente appena l'ho sentito sono impazzita per questo profumo, quindi ogni tanto un goccino me lo spruzzo. In questo momento che sto registrando è pieno inverno, quindi niente, comunque per quanto riguarda le note olfattive, ho detto sono note molto calde, una fragranza incantevole questa, che evoca un po' l'eleganza, l'eleganza di una donna. E a proposito di eleganza, neanche a farla apposta, questo è un dupe, non ve l'avevo accennato all'inizio, è un dupe di Armani, precisamente di Code, cioè scritto Code, penso si pronunci Code, cioè sia il profumo da uomo che il profumo da donna. Ha un tocco semplice e confortevole questo profumo, però allo stesso tempo c'è un tocco accattivante e sensuale. Allora, si sente un po' di nota di fiore d'arancio. L'esordio di questo profumo è abbastanza frizzante. Poi però si sente quel,
quel tono caldo, ecco, che vi dicevo prima, no? Che mi ispirava verso l'inverno, quindi è una stagione fredda per indossarlo, dove c'è un certo profumo, un certo accordo, se vogliamo usare un termine più giusto per definire le fragranze, con dei legni pregiati, questi sapori orientali, insomma, è buono, ecco, come profumo. Cioè, alla fine, ve l'ho detto, non è che mi fa impazzire, perché ultimamente sto cercando delle tonalità fresche, però mi piace, come mi piacciono tutti i profumi della Comin. Invece, passiamo un attimo a, ecco, vedete, poi anche il packaging, veramente carino, ed elegante, anche la scatola. Anche la scatola è molto elegante. Io ultimamente ho anche preso così ad arredare alcuni punti della camera da letto, con queste scatoline che sono veramente veramente deliziose, veramente fatte bene. Quindi complimenti alla Comin. Una cosa che non avevo detto su questo, prima di passare all'altro profumo, è la persistenza, la persistenza di un paio d'ore. E invece è proprio la persistenza che non mi fa così piacere al 100% questo profumo della Real Time. Acqua di mare, è buono, perché è buono, poi la profumazione è fresca, veramente sa di pulito, di fresco, sa d'estate, è un profumo primaverile ed estivo, però nello stesso tempo, secondo me, anche al mattino d'inverno, cioè, si può usare, no? Perché dà proprio quella sensazione di pulito. Però l'unica nota stonata, perché poi, ecco, anche questi, insomma, il profumo è buono, perché, per carità, non è che tu apri, te lo spruzzi e senti che cattivo odore, no? Una volta mi ricordo, quando ero adolescente e compravo i profumi a poco prezzo, succedeva proprio questo, cioè li buttavo proprio, andavano a finire nel cestino, a parte che non è che li acquistavo poco, però me li regalavano, no? E tutti poi andavano a finire nel cestino, perché non valevano niente. Invece adesso queste case che producono gli Yup, cioè loro prendono le stesse note olfattive e praticamente riproducono il profumo famoso, e lo fanno anche abbastanza bene, per la miseria, insomma, bisogna veramente fare i complimenti. Però la persistenza, io non so, non ho usato gli altri della Real Time, questo è l'unico, magari poi li testerò. La persistenza, insomma, non è che sia eccessiva, dopo due ore, ma forse ho esagerato, dopo un'ora e mezza praticamente svanisce. Ora non so se è questo, perché magari è leggero, è fresco, comunque acqua di mare, si presenta così, carina, la confezione, la scatolina, insomma, vedete, poi ci sono queste onde, guardate che carino. A volte con queste scatoline si possono fare tante tante cose. Io infatti sono un attimino indecisa, poi magari se metterò in cantiere qualcosa lo vedrete. Cosa volevo dirvi? Il prezzo è importante anche dirvi il prezzo. Questo è sulle 4,90, insomma, 4,90, 5 euro e qualcosa, il prezzo si aggira lì, quindi ancora più economico della Comin. E acqua di mare, praticamente è questo, anche questo è un eau de parfum. Sono 100 ml anche questo, quindi insomma ne vale sicuramente la pena. E a che cosa corrisponde? Io non me lo ricordo a che cosa corrisponde questo, se magari lo sapete scrivetelo sotto, ecco. L'unica cosa che posso dirvi è praticamente che le note sono praticamente fresche, estive, cioè si sente il melone, quindi si sente la frutta, il melone, la pera, si sente una nota di gelsomino. Voi direte, ma che cosa ci stai dicendo, sai riconoscere il gelsomino? No, siccome ho già un altro profumo al gelsomino, quindi si è sentita questa nota, che poi quando ve ne parlerò su quel profumo c'è una nota curiosa, perché è al gelsomino ma sotto si sentono altre note. Vabbè, questa è tutta un'altra storia, poi ve ne parlerò. Oltre
al gelsomino, sentite come l'ho detto, oltre al gelsomino si sente anche una nota un po' maschile di muschio e legno di sandalo. E niente, sì, è buono, ve l'ho detto. L'unica cosa, insomma, è la persistenza. Magari vi consiglio di acquistarlo, ma certo, perché no, perché non ve lo devo consigliare, però magari, ecco, sì, lo so, un pochettino pesante, però se pensate di stare fuori tutta la giornata, magari portatevelo dietro e ve lo spruzzate più volte. Il profumo è buono, comunque è fresco, simpatico, allegro per una donna, molto vivace. Allora, ho invertito tutto. Succede anche questo, no? Perché nel frattempo ho ricevuto un messaggio, perché mentre io stavo registrando avevo anche mandato un messaggio ad un'amica che è intervenuta in zona Cesarini. Volevo quasi farvi ascoltare il messaggio in diretta, però allora nel frattempo tiriamo fuori anche l'altro. Ho scoperto a che cosa corrisponde acqua di mare, però ci dovevo un pochino arrivare da sola. Acqua, vabbè, ad acqua di gioia di Armani. Acqua di gioia, non lo conoscevo questo profumo. Acqua di Gio conoscevo, acqua di gioia no. Va bene, e quindi niente, svelato il mistero. Mi date la conferma se c'è qualcuno che magari conosce più di me questi profumi? Allora, adesso invece passiamo, mentre gli altri due erano Eau de Parfum, questo è uno dei toilette. È un profumo da uomo, essenza dell'uomo, questo è il nome. E quanto quant'è anche questo? 100 ml, e lo sto adesso, lo annuso, ecco, vabbè, io non mi inquadro, però, sono andata ad annusarlo perché nonostante l'ho preso per Rick, però a me mi piace un botto, penso che non sono la sola alla quale piacciono i profumi da uomo. E poi questo è caldo, quindi insomma è un buon profumo, ecco. E non è che lo senti proprio al 100%, cioè a meno che non ti metti un dopo barba, insomma i profumi da uomo a volte si confondono e quindi anche le donne possono usarle. Questo è il dupe, è stato ispirato al celebre Terre d'Hermes, è una fragranza del gruppo legnoso e cipria dedicata agli uomini. Si sente anche qui come nel precedente acqua di mare, qua si sente anche la frutta, in particolare il pompelmo viene usato abbastanza spesso nei profumi d'uomo, mi sembra. E poi ci sono anche delle note legnose, come per esempio il muschio, anche qua si sente molto il muschio. È un profumo che è persistente, Rick di solito lo mette il sabato e la domenica, vabbè, perché quando va al lavoro mette solamente un deodorante e il dopo barba. E niente, quindi il sabato e la domenica, vabbè, quando esce, ecco. E la persistenza, ci ho fatto caso, dura anche questa un paio d'ore, abbastanza buono, insomma. Poi ve l'ho detto, è della Comin, e questi già li abbiamo testati parecchie volte. Poi non so se vi ho già presentato altri due profumini che ha Rick della Comin, magari in qualche altra occasione ve li presenterò. E sì, perché diamo spazio, dai, anche ai maschietti, perché sempre noi femminucce, insomma, noi giovani donne e giovani uomini, giovani e vecchi, donne e bambini, giovani e anziani, profumiamoci tutti. E niente, dai, ci fermiamo qua, altrimenti poi mi dicono che chiacchiero troppo. Ma voi avete mai visto un canale YouTube dove non si chiacchiera? Ma mica siamo al cinema muto, no? Poi ci sono quei video che sono più chiacchierosi degli altri, più chiacchiericci, tipo questo, devo per forza parlare, altrimenti insomma ci mettiamo qua, ecco, eccoli qua, ve li presento, guardateli e finisce il video. e no. E niente, dai, ogni tanto la battutina ci sta bene, ci sta anche la polvere, ve la faccio vedere per i signori haters, altrimenti se me la fanno vedere, notare, sì, non ho spolverato, è vero.
sono una nulla facente dalla mattina alla sera. Scherzi a parte, ragazzi, dai, vi saluto, vi mando un kiss grande grande, fatemi sapere se li conoscete anche voi questi profumi, se mi volete consigliare qualche profumino economico che è buono, mi fa piacere, insomma, ecco, confrontiamoci un attimino. Vi mando una smacca grande grande, vi aspetto sempre qua nel nostro magico mondo, quello dei bijou di Rick e Mary.